E c'è anche una frase, Armando, e utilizzerei questa e un tuo commento per insomma, chiudere questo intervento. Una frase nel tuo libro che ho evidenziato in maniera particolare. Tu dici, e non a caso la cito adesso, la realtà può essere molto più semplice di quella che si vuol fare apparire, ma occorre la volontà necessaria perché ciò si realizzi. Certo, perché, ripeto, il tema dello specchio. Quando io voglio qualcosa che desidero intensamente, siccome ho introitato l'idea profonda che non potrò mai essere felice, provate a fare questo esercizio, vi sarà capitato nella vita. Quando siete per un po' di tempo troppo felici, vi viene o non vi viene quel tarlo in testa che vi dice qui tra poco mi deve succedere qualcosa, perché sto troppo bene ultimamente. È vero o non è vero? Perché? Perché è un processo inconscio. È come se noi dicessimo l'uomo non ha diritto alla felicità, deve soffrire, poi può essere felice poco, poi deve soffrire. E quindi a questo punto il processo mette in moto un meccanismo per cui quando tu desideri qualcosa, guardi quello che desideri, poi dici, vabbè, però bisogna vedere anche gli altri, come per dire, non potrò averlo perché metto in conto gli altri, ma gli altri sono lo specchio di me. Gli altri non esistono, sono la scusa perché io non vada lì, prenda quello che mi piace e vada. Fine. È semplice. Basta volerlo. E questa è la cosa, credo, migliore che possiamo dire stasera. Basta che tu voglia qualcosa, che lo ottieni. Ma tocca a te, la responsabilità è tua. Siamo partiti da questo concetto, credo che possiamo chiudere con questo concetto. Bene, chissà se il nostro pubblico lo condivide, questo concetto. Me lo auguro.